Ginevra, siamo arrivati a Ginevra, prima tappa del nostro road trip in Svizzera. Andiamo a vederla. Virginia si chiedeva se a Dubai sanno che qui hanno questo, perché a Dubai devono fare sempre gli sboroni. Se sanno che qui hanno questo, a Dubai ne fanno uno 20 volte più grande. Stiamo per bagnarci, anzi ci stiamo già bagnando. La cattedrale. Sembra una roba romana più che altro. Pranzo godereccio a Ginevra. Iniziamo con un assaggio di formaggi e vini locali. Virginia ha preso un rosé, anche se è giallino, e io ho preso un rosso, con uno strano retrogusto, diciamoci. Virginia insalatona di quinoa e io il poulet royal. Papapero. Pranzo fatto, allora il mio vino, che era il rosso locale, che mi aspettavo fosse buono. Domain Enigma lo produceva, era cattivissimo, orrendo, sapeva di vomito. Aveva un retrogusto che sapeva della pelle e del salame. Di vomito. Strano. Invece il cibo mio era buonissimo, il mio pollo era buonissimo, i formaggi abbastanza buoni. E il tuo rosé? No, il rosé era buono, era buono. Era francese, Côte de Provence. Côte de Provence. Quello verso cui stiamo camminando è un orologio strapubblicizzato e lanciato che... lo fa cagare, è bruttissimo, sembra l'orologio che c'è davanti a Gardaland. Sì, è vero, quello di Disneyland. Anche davanti a Disneyland. C'è lo stregato, sì, almeno Disneyland è Disneyland, qua invece probabilmente è brutto, ragazzi. È bruttissimo questo orologio. È brutto, ma ve lo facciamo vedere perché è giusto che soffriate anche voi. Dicono che la lancetta dei secondi più lunga del mondo, è brutto lo stesso comunque. Beh, se uno pensa che dentro sono piante grasse che fanno quei colori, da vicino è più bello, eh. Da lontano continua sorrendo, da vicino ha un suo perché. Allora, Ginevra, anche detta Genève, è una bella città molto vivibile. Penso, non ci sono tante cose da vedere in verità, poche cose da vedere. Però secondo me la sua bellezza sta nella sua vivibilità, quindi fortunati più quelli che ci vivono rispetto a quelli che la visitano, direi. Però è un'ottima prima tappa. Uscendo da Ginevra in direzione Losanna ci sono i giardini botanici che dicono siano molto belli. Virgi ricorda, noi siamo stati nella vera foresta di bambù in Giappone. Ma come se la tira, eh? Se vedi un giardino giapponese vero. Questo è fatto bene comunque. Quello di Kamakura. Vabbè, questo è fatto bene comunque. Questi giardini sono molto belli, ricordano molto i Garden by the Bay di Singapore. Molto. Molto. Beh, sono più piccolini, ma sono ben curati, ben fatti. È una bella tappa, una bella tappa. Tappa direzione Losanna in una cittadina molto bella che si chiama Coppet. Mini giro, non è che ci fossero grandi cose. C'è un castello che però non sembra granché, poi c'è la visita solo, guidata, che noi non ci abbiamo voglia. Comunque, abbiamo fatto una tappa, dai. Chissà cosa faremo nella prossima tappa, chissà. Altra tappa a Nyon, dove c'è un bellissimo castello dietro di noi. Facciamolo vedere, eccolo qua. Che però è una mostra d'arte all'interno. Infatti, ci sono delle porcellane, non ci interessa molto. A noi interessano le cantine dove si possono fare delle degustazioni. Perché questa è una zona di vigneti. Esatto, questa è una zona di vigneti. Quindi andiamo a fare una bella degustazione e poi anche un giro nel borgo, che sembra essere molto carino.
come non detto, grande delusione, le cantine sono chiuse. Vabbè, ci rifaremo stasera, adesso giro nel borgo. Mi permetto di dire epic fail. Ed eccoci arrivati finalmente a Losanna, siamo al Moxie Hotel, un hotel molto giovane. Adesso ci facciamo una doccia e poi usciamo. Stasera massimamente goduriosi, roast beef con barbabietola, tralasciamo i miei commenti alla barbabietola, un'insalatina, vino rosso per me di Borgogna, vino bianco di Virginia locale mi pare, e Virginia mangia un piatto vegetariano a base di non ho capito cosa. Quinoa, falafel, avocado, quelle cose lì per quelli che non mangiano carne. Io invece godereccio. Che dite, non sarà troppo grande per 14 euro di dolce? Mangia lentamente, fallo durare. Abbiamo dei prezzi lievemente alti rispetto all'Italia, forse rispetto al resto del mondo. Orbene, abbiamo finito la nostra costosissima cena. Siamo venuti a fare un giro per vedere Losanna di sera, ma lo faremo di nuovo domani sera per farvi vedere delle cose, ma la nostra giornata finisce qui. Abbiamo visto un po' poche cose nonostante abbiamo fatto varie tappe perché era tutto chiuso, è stata un po' una delusione, ma domani andrà meglio. Abbiamo deciso che domani ci fermiamo qui a Losanna e poi si vedrà. Al prossimo video.